è duro anche vedere quel paziente che sa che non sta bene perché lo sa e sa anche in cosa va incontro perché i telegiornali ce lo facevano vedere e il paziente lo sapeva e ce lo diceva a noi. Vi prego, salvatemi la vita. Anna Ghelardini ha 21 anni, da 5 è volontaria della Misericordia e in questo anno e mezzo di pandemia ha visto la paura negli occhi dei pazienti, imparato a vestirsi con i dispositivi di sicurezza in 2-3 minuti, a sanificare l'ambulanza in caso di Covid sospetto o accertato, a sopportare la stanchezza fisica e psicologica. Fa parte dei 415 volontari della Confraternita di Firenze che nel 2021 fino a luglio hanno compiuto 7.000 servizi, di cui 1.000 Covid. A livello nazionale, nella prima fase Covid, sono stati in campo 16.000 volontari delle Misericordie per 220.000 ore di attività. Il primo impatto è stata l'emergenza sanitaria, poi è emersa quella sociale con l'aiuto alimentare. In quest'anno e mezzo ha visto triplicare le richieste di aiuto, richieste che pervenivano da persone che fino a 2 anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbero trovate in questa situazione. Un ruolo importante, secondo il prefetto Alessandra Guidi. La spinta che il volontariato ha dato per superare la pandemia, per portare aiuto, soccorso alla comunità dei cittadini, ma anche per supportare gli enti territoriali è stato fondamentale. Per dare risposta all'emergenza sociale che sta crescendo, come dimostra il caso della GKN, le Misericordie italiane stanno mettendo in piedi il progetto HOPE, Speranza. I nostri volontari, le nostre associazioni stanno vicino davvero alle persone più bisognose, agli anziani, ai giovani, dove le nostre porte debbono essere sempre aperte a servizio della persona sofferente.